Oggi saliremo alla punta Coston, non molto alta e facilmente accessibile dal sottostante omonimo rifugio. Il sentiero, che iniziamo dalla stazione di arrivo della seggiovia dell'Orso, è altamente panoramico e una volta raggiunto il rifugio, la vista si aprirà improvvisamente sulla più famosa triade delle Alpi Retiche. Naturalmente sto parlando del Gran Zebrù, dello Zebrù e dell'Ortles. Vedo uno zaino che copre una faccia. Guarda sullo sfondo. C'è qualche riflesso. Aia. Ecco laggiù. Sulden! Fate piano che ci sono gli scoiattoli che sento. Prendiamo il sentiero Morosini che attraversa il vallone morenico sottostante la vedretta fine del mondo, ai piedi dell'Ortle. Lasciata la morena, aggiriamo la parete che scende dalla cima Coston. Ci soffermiamo su uno stupendo balcone panoramico.
Riprendiamo a salire ancora per un breve tratto, superato il quale ci si presenta un lungo sentiero pianeggiante, la cui unica difficoltà è la sua esposizione, che richiede una particolare attenzione, anche se molto agevolato da lunghi tratti di cavi di sicurezza. Raggiunto il rifugio, iniziamo ad ammirare quanto la natura qui ci ha regalato, dalle vette immacolate della Triade alla Valle di Solda e le montagne che la circondano. Thank you.
lasciamo il rifugio e saliamo alla cima Coston. Arrivati sulla cima si apre una nuova ampia vista, in particolare verso la Venosta. Ed il vicino Ortler coi suoi rifugi Tabaretta e Paier. Si ritorna così verso Solda, laggiù il rifugio Coston sulla via di ritorno.